primo aprile 2024. Sono passati esattamente 2 anni da quando ho iniziato a vivere da solo ed è strano che siano passati 24 mesi perché di cose ne sono cambiate tante, ma allo stesso tempo molto lentamente. Nel frattempo sono cambiato io. Sono Michele, ho 23 anni e vivo creando video al 100%, sia per mangiare, vivere, sopravvivere, sia perché mi piace farlo e nello specifico nell'ultimo anno, anno e mezzo, sto proprio documentando il mio rapporto con diventare grande. Quindi niente, per celebrare questi 2 anni di vita da adulto, ho deciso di fare un piccolo recap delle cose che penso di aver imparato. Penso perché poi sì, da un lato le ho imparate, dall'altro sono sempre più le cose che sto imparando che quelle che ho imparato. La prima tra queste è fare schifo va bene, ma con controllo. Tutte quelle volte in cui decido di lasciare la casa in disordine, di non fare sport, di dedicarmi solo alle cose che devo finire con il lavoro, eccetera, va bene, non sono sbagliato se sento di non aver voglia di fare le cose, ma con controllo. Mi va bene se un giorno a settimana, 2 giorni a settimana faccio questa cosa qui, però ho anche l'obbligo con me stesso di darmi una scadenza e di stabilire quell'appuntamento con me stesso, quell'attività che rompa questa ruota del fare schifo. Il secondo punto è più un'estensione del primo, ovvero essere tristi va bene e stare male va bene. Nel momento in cui io sto male, sento di essere triste e demotivato, e mi viene l'ansia per il fatto che non sto producendo, non sto creando e non sto provvedendo a me stesso dal momento che sono l'unico responsabile di me stesso. E mi sono reso conto che l'unico modo per sorpassare questi momenti è attraversarli a pieno, entrarci dentro e poi lentamente, come dire, avviare dei piccoli processi di autoaiuto che possono essere fare una passeggiata, farmi qualcosa da mangiare. Ovvio che poi ci sono e ci sono state per me delle fasi in cui questa, chiamiamola tristezza, questa malinconia, quest'ansia hanno superato un limite soprattutto di tempo tale per cui è stato opportuno prendere dei provvedimenti più seri sul come affrontare ciò. Però effettivamente per quello che sono le mie piccole negatività settimanali, la cosa migliore è concedermi la tristezza e poi parlarne. Ecco, parlarne è proprio la cosa migliore che per me funziona. Il terzo punto di questo piccolo checkpoint sulla mia vita è l'importanza della qualità dei momenti. Nello specifico mi riferisco a tutte quelle situazioni in cui io sono con delle persone, sono in un ambiente in cui non sono tenuto a lavorare, a pensare al lavoro, ma lo faccio lo stesso al punto da rovinarmi l'esperienza. Obiettivamente, essendo da solo, eccetera, devo pensare a tante più cose, la cura di me stesso, la mia salute, la gestione equilibrata del tempo e dei soldi, e sono delle cose che so di non riuscire attualmente a fare al 100% come vorrei, ma allo stesso tempo devo riconoscere che in quell'esatto momento, in quella cena con gli amici, in quella passeggiata con una persona importante, non posso farci niente. Devo vivere bene quel momento, in modo che poi quando mi occuperò di quella scadenza, lo farò in maniera ancora più alleggerita, perché avrò vissuto un momento bello prima. Tra l'altro tutto ciò è anche molto importante perché 20 anni li hai una volta sola. È giusto che in questa fase della mia vita io metta le basi per il mio futuro, mi impegni per costruire una carriera, delle competenze, e ci vuole molto impegno per farlo, ma allo stesso tempo i ricordi belli sono da un lato i traguardi personali, lavorativi, eccetera, dall'altro i momenti di semplicità e sono davvero difficili da vivere, sono quelli forse più difficili, no? Quarto punto, forse quello più mainstream, hai sentito dire, ma che voglio dire anche a me stesso è il fatto che essere perfezionisti fa male, essere perfezionisti danneggia sensibilmente il mio approccio alla motivazione. È giusto che quando sei giovane, quando fai un lavoro che ti piace, ci sia questa voglia di fare tutto subito, di avere tutto subito, di completare le cose nel minor tempo possibile e nella maggior qualità possibile, ma essendo la qualità stessa l'obiettivo principale, bisogna riconoscere che le cose buone richiedono del tempo e che spesso non si ha il controllo di tutte le dinamiche, però non devo sentirmi in colpa se di 10 cose ne porto a casa 6-7. E quindi forse l'esercizio più importante è imparare a capire il tempo delle cose e a rispettarlo. Avere un'organizzazione che sia più consapevole, ma allo stesso tempo più leggera, cioè è più importante che io porti a casa le cose giuste. Che poi ho detto un sacco di roba come se fossi davvero consapevole e avessi davvero imparato certe lezioni, in realtà, cioè appunto, sì, l'ho detto anche per ricordare a me stesso, ma sto ancora facendo un sacco di cazzate. Quinto e ultimo punto, nessuno ti regala niente, ma è giusto chiedere aiuto.
è una cosa che ho fatto molto fatica a capire, soprattutto nei primi mesi. E la mia tendenza era quella di lasciar correre delle cose pensando che si risolvano da sole, anche delle piccole commissioni, delle cavolate. In realtà no. E ho il diritto e forse anche il dovere di farmi aiutare su determinate cose, perché poi è lo stesso aiuto che io sono in grado di dare alle persone nel momento in cui ne hanno bisogno, ed è molto importante perché allo stesso tempo è quel tipo di aiuto che imparo a riflettere sul lato emotivo e è bello, come dire, essere disponibili a parlare di certe cose, fare lo sforzo di parlarne perché rende anche disponibili all'ascolto le altre persone e rende me disponibile all'ascolto perché capisco quanto sia importante parlare e forse anche questo video è un po' un obbligarmi a parlare delle cose che mi rendono più debole magari e allo stesso tempo forse più consapevole delle cose, magari più forte, non lo so. Però vabbè, questo era il mio piccolo recap dopo i 2 anni, ne avevo fatto uno anche l'anno scorso, super imbarazzante tra l'altro, e ci avevo speso tipo 2 mesi, questo video lo sto facendo in mezz'ora e va bene così, perché appunto non serve essere perfezionisti, per cui direi che chiuderò il mio computer e andrò a mangiare.